Ed eccoci qui, ragazzi. Marta is dead. Benvenuti, Marco Drums Games Channel, seconda live della serata. Siamo sabato sera. Io farei ore, ore. Andiamo. Sì. Facciamo anche grandi, così li vedete bene. Attivo o non attivo? Visto che sono due scene un po' così, io lascio censurato, ragazzi. Devo fare una foto. Sì, io lascio attivo perché non mi piace. Applica. Nei filmati mi muto, ragazzi, eh? Sapete che Marco Drums Games fa sempre così. La storia di Marta is Dead, i personaggi rappresentano un lavoro di finzione. Il gioco contiene scene che potrebbero mettere a disagio e parla di tematiche che potrebbero creare un sconforto in alcuni giocatori e giocatrici. Un'opzione per censurare queste scene viene fornita dopo questo messaggio. Il gioco è considerato a un pubblico adulto, supporterà l'age rating richiesto. Essendo un dramma narrativo con tematiche per adulti, il gioco fa ricorso a interpretazioni artistiche che possono essere viste come angoscianti e causano sgomento. Il gioco non è consigliato per giocatori e giocatrici che possono trovare disturbanti scene del contenuto maturo, sangue, smembramenti, deformazioni, parte del corpo e autolesionismo.
puoi giocare essendo censurata, sì, assolutamente. Ciao ragazzi, benvenuti. Mitici. Ciao, sono Giulia, Giulia K. Sono contenta che tu sia qui. Nessuno veniva più a trovarmi. Da anni ormai. Devo raccontarti la mia storia, lo so, ma non so da dove cominciare. Ci sono così tante cose che... Dovrei iniziare dalla mia infanzia, ma di quel periodo ricordo così poco. Solo quella estate. Era il 29, mi sembra, quando fui mandata a stare dalla tata. Ciao, Mitico, sei Tata, tornato mi racconti la grande! storia della Dama Bianca? No, passerotto, non questa sera. Sta salendo la nebbia, vedi? Sì. Lo so che la dama uccide le giovani donne quando c'è la nebbia, ma perché è così cattiva? Vedi, Giulia, la sofferenza e la paura ci spingono a fare cose cattive, Ciao, Vale anche Monica! se non siamo veramente cattivi. Come i soldati che uccidono gli altri soldati. Mi piace la dama, ho deciso, tata. Poverina, soffre così tanto, però continua a farmi un po' paura, sai? Io sarò presto una giovane donna. E lei potrebbe uccidermi. Uccide anche chi le vuole bene. Certo che no! Allora io mi sento più tranquilla. Io le voglio bene. E mia sorella Marta è in pericolo. Marta è con la mamma. Puoi stare tranquilla. Ti mancano. No, cioè, sì. Mi manca un pochino Marta. Ma con te sto così bene. Ora dormi, passerotto. Si è fatto tardi. Sì, tata. Dormo. Ciao, Sognerò draga la di dama. Mitica! Era molto Guardate che bella. gioco Era stupendo! molto bella, sì, molto bella. Allora io la sognerò bellissima. E io sarò bella. Bella come lei. Tu sarai ancora più bella di lei. Senti, tata, visto che la dama non mi farà del male perché le voglio bene, e visto che tu non sei una giovane donna, mi potresti raccontare la sua storia anche se c'è la nebbia? Ti prego, dai, poi dormo, promesso. E va bene, l'hai sempre vinta tu, piccola peste. Piccola peste. Ciao Amavo ragazzi, lei Martha is dead, e amavo raga. quella storia. Ogni volta che la sentivo era come nuova e mi stregava sempre di più. Tutte le sere le chiedevo di raccontarmela, anche se mi faceva paura. Ancora oggi mi sembra di ricordare ogni singolo giorno di quel periodo, com'ero felice. Oh. Un'antica leggenda racconta che i laghi della zona sono abitati dallo spirito di una giovane donna, morta per mano dell'uomo che amava. Aspettava l'incontro galante fissando il vecchio albero sulla piccola isola del lago. Il desiderio, le speranze. Ma ad aspettarla c'era la morte, non l'amore. Poverina, però, non è giusto. La vita non è giusta, tesoro, ma è la vita e dobbiamo imparare ad accettarla. Ci proverò, però mi fa una rabbia. Leggi, tata. Simpatico. L'uomo, disperato, confessò di averla uccisa per gelosia. E fu impiccato sull'isoletta dello stesso lago in cui l'aveva annegata. Ciao Lucas, grazie. Nonostante le Mitico, lunghe dopo, dopo, ricerche, dopo. però, Ciao il Mitico. corpo della ragazza non fu mai trovato. Grazie. Ciao, 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 ciao. Ciao Mitico. Da Alla prossima. allora il suo spirito, conosciuto come la Dama Bianca, vive prigioniero nelle acque dei laghi, disperandosi per la perdita dell'uomo che amava e che ancora ama. Quando si alza la nebbia, la Dama può lasciare le acque dei laghi ed aggirarsi nei boschi, nella vana ricerca del suo amore.
I cacciatori raccontano di sentire i lamenti di una donna durante le albe nebbiose. Mi fa un po' paura questa storia, anche se la dama mi piace. Smetto di leggere, passerotto mio. No, tata. Papà mi dice sempre che la paura si deve affrontare. Vai avanti. D'accordo, piccola. La dama esige la vita di una giovane donna ogni qualvolta gli eventi risveglino in lei la memoria della triste notte in cui morì. Attraverso questa giovane vita che svanisce, per alcuni istanti la dama si libera del fardello del suo dolore. Buonanotte, tata. Buonanotte, amore mio. Buonanotte. Passai dalla tata quasi 3 anni. Poi tornai a casa e dimenticai rapidamente come si faceva ad essere felici. Fu dopo 15 anni, nel 44, che tornai a stare in quella casa e che... Stavo sistemando alcune macchine fotografiche nel bosco, vicino al lago. Un congegno che aveva costruito mio padre le faceva scattare dopo qualche minuto. Cercavo di fotografare gli animali o qualsiasi altra cosa ci fosse in quel maledetto posto. Il lago. Cominciamo a giocare, ragazzi. Ciao ragazzi, benvenuti. Martha is Dead l'abbiamo cominciato adesso, eh? Ha solo letto una storia. Arrotolare il rullino. Okay. Aprire la macchina. Togliere il rullino vecchio. E mettere quello nuovo. Un bel rullino anni 40 e mettere quello nuovo col coso rosso. Mettere il rullino nuovo. Chiudere la macchina. Chiudere la macchina. Caricare. Girare. Attivare il temporizzatore. Ci siamo quasi. Devo solo mettere a fuoco l'immagine. C'è qualcosa sulla superficie dell'acqua. Se la inquadro meglio, forse riesco a vedere di cosa si tratta. Eccolo qua. Porca. Ma è una persona. Devo aiutarla. Barca. Che qualcuno potesse essere annegato nel mio lago. Era il mio mondo quello. Ci passavo intere giornate a fantasticare. Mi perdevo nei miei pensieri e quel risveglio fu terribile. Okay. Ah, sta tuffando? Thank you.
faccio rimanere. Notai subito che indossava un mio vestito. Ero spaventata. Trascinai Rotata. Come potevo quel corpo privo di vita fino a riva, cercando di non annegare a mia volta. Capii di chi si trattava solo quando la sollevai tra le braccia. No. Era mia sorella. Mia sorella gemella. Ed era morta. Una cosa impossibile. Ero così disperata. Non sapevo più né cosa facevo né cosa pensavo. Vabbè, ci credo, povera. No. Devo stare calma. Marta non è morta. Non è possibile. Non è vero. Tutto andrà bene. Marta, 26 febbraio 1923. Tutto bene? Ti sei fatta male? Che? Cosa stai combinando? Vai, Erich, corri! No. I miei corsero verso di me. Mia madre mi abbracciò. Lei. Lei che mi detestava, mi stava accarezzando. Il suo calore mi riempì di vita e il dolore divenne sopportabile. Mi sentivo protetta. Marta, stai bene? Mi chiese parlando lentamente per permettermi di leggere le labbra. Pensava che fossi sorda. Pensava che fossi Marta. Non volevo far svanire tutto. Così feci timidamente cenno di sì con la testa. Non mi resi conto di aver imboccato una via senza ritorno. Porca. Avrei dovuto far finta di essere Marta. Per sempre. Un po' dubbioso, questa cosa. Ciao ragazzi, benvenuti, mitici. Signore, vita di chi muore, sia il tuo sacrificio d'amore offerto per l'anima di Marta. Nelle tue mani affido anche il mio umile spirito, perché io possa ritrovarla nella luce perpetua e non desolatissima gemere nel purgatorio. L'eterno riposo donale, Signore, e splenda la luce eterna. Accendere le candele in sala? La gente sta per arrivare. La mamma ha sempre qualcosa da fare, per tutti. La scatola di un telegrafo. Io lo so usare. Il babbo mi ha insegnato. Non c'è motivo di telefonare ora. Cos'è? 17 luglio 1944. La nostra famiglia, commossa, vi è vicina in questa grave circostanza. Ernesto e famiglia. Nel cordoglio che ci unisce, siamo al vostro fianco in questo momento difficile per la prematura perdita di Giulia. Monsignor Attilio D. 17 luglio 1944. Ministero della Guerra. Direzione Generale, leva sottufficiali e truppa. Partecipiamo al vostro improvviso dolore, inviandovi sentite condoglianze. Il tenente colonnello relatore. Un dipinto antico. Lo trovo così triste. Mi comunica un grande senso di solitudine. Vero.
Non posso spengerla. Dobbiamo ascoltare la radio, sempre. Eventuali notiziari e annunci possono essere di vitale importanza. Già queste ambientazioni, raga, fanno venire il cagotto già di loro, senza... Io e Marta. L'unico modo per riconoscerci era vestirci in modo diverso. Neppure la mamma è mai riuscita a riconoscerci. Madonna, questo pittore uguale. Era amico del nonno. Mi sono sempre piaciuti i suoi quadri. Da bambina li guardavo per ore. La mamma e il babbo. Eleganza e ricchezza. Ma il dolore non costa nulla e non guarda alla forma. Io trovavo un morto. Libri, libri, libri. E nella villa ne sono rimasti almeno 10 volte tanti. Il babbo deve essere sconvolto. Lui mi vuole bene e vederlo soffrire per la mia morte. Posso almeno accendere io le candele e lasciare che il sonno lo conforti un po'. L'obo e del babbo. Stavamo preparando un duetto molto bello insieme, le rare volte che era a casa. Perché credo che lui era in guerra. La mamma e i nonni materni. Sembra quasi impossibile che il babbo sia un soldato. Sarebbe stata più adatta la mamma, se non fosse stata una donna. Perché c'erano tutti i tassi. Ci sono i grilletti adattativi, figo. Anche in un momento come questo non riesce a stare ferma un solo istante. Qui che cosa c'è, raga? I fiori, eh? Ah, qui c'è la bici. Ora non ne ho bisogno. Quando la mamma chiede una cosa, non si scappa. Ciao ragazzi, Marta is dead, Marco Drums, Games Channel. È un horror, eh? Quindi se volete rimanere a guardare un gioco horror, io ve lo consiglio perché è bellissimo, è una software house italiana. Tutto deve essere sempre perfetto per lei. Ciao ragazzi, Marta is dead. Mitici. Marta, Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Ma dove lo butta sto mazzo di fiori? Oh. Qua. È una pianta. Ciao.
succede? Chi ha chiuso la porta? No, eh. Erich, svegliati. Ti sembra il caso di dormire? Proprio qui. Come? Sì, devo essermi addormentato. Di cosa parlano? Ma non puoi stare sempre qui. Vai a letto, no? No, no. Voglio rimanere con mia figlia. Tua figlia? Tua figlia? Ne hai un'altra di figlia, sai? Quella viva, ti ricordi? Ma cosa dici, Irene? Giulia è morta! Che discorso è questo? Come puoi? Appunto, dovresti pensare a Marta. A lei Giulia ha fatto un bel regalo, lo sai, vero? E come se non bastasse, ora l'ha anche lasciata sola. La solita storia che tutto è colpa di Giulia, vero? Marta è sorda! Tu che non puoi aver figli! Ma ti sembra il momento? Giulia è morta, Irene! Morta! Qualcuno l'ha uccisa! Te ne rendi conto? Certo che me ne rendo conto! Lo capisco, cosa credi? Se non lo capisco io, sempre problemi, solo problemi! Sarebbe stato meglio se non fosse nata per niente! Tu sei pazzo! Io sono pazzo? Io? Lo hanno fatto per colpire me. E così, sono io la causa della tua morte. Ho saputo farti solo del male, Giulia. Povera, dolce, strampalata Giulia. Come farò senza di te? Come sarà la vita ora? Tutto il tempo che non ho saputo spendere con te. Ora sono a casa. Possiamo andare a pescare insieme. Possiamo fotografare le farfalle. No. Non possiamo fare più niente insieme, vero? Più niente. Mentre i bombardamenti anglo-americani continuano a devastare le pacifiche città della Valdelsa, è con grande dolore che apprendiamo quanto accaduto nei pressi della Romola. La giovane figlia del generale dell'esercito tedesco, Erich K., è stata assassinata nei pressi della sua abitazione. Che ragioni possono esserci dietro un atto così vile? È quello che sperano di scoprire i carabinieri che sono subito intervenuti. Che però hanno ammazzato Marta. La mamma non sembrava soffrire molto. Forse le dispiaceva che la mia morte fosse così dolorosa per Marta. Ma non avermi più intorno per lei doveva essere un gran sollievo. In fondo era meglio per tutti che a morire fossi stata io. E sarebbe stato meglio anche per me che gli altri lo pensassero. Ma il senso di colpa iniziò a divorarmi. Fu allora che cominciai a fare quei sogni orribili. No, comincia l'horror. Io
ho donato, ho rubato. La mia, io ho rubato la sua, identità, la sua vita, la sua vita. Identità. Cazzo. Ragazzi, se siete suscettibili, chiudete un attimo gli occhi, eh. Scene dure, eh? Scene forti, raga. Scene forti, ragazzi, eh? Era solo un sogno. Un orribile sogno. Notte Monica, mi raccomando, ci vediamo domani e se vuoi vedere il continuo, domani lo posterò su YouTube. E vedere mia sorella che dorme nel suo letto. È un bel horror questo qui, è un bel horror, fatto tosto, E questa è la realtà. Queste siamo io e Marta alla festa del patrono. Erano solo pochi mesi fa, e ora. Buonanotte a tutti. Marta aveva chiesto una mia foto da mettere in questa cornice. Voleva una di quelle mie espressioni che tanto la divertivano. Con grazie, buonanotte. Notte vale Monica, grazie. Diceva buonanotte. Che quella era la mia essenza. Una foto può catturare l'anima. Posso catturare l'anima di Marta. Favole spaventose. Tutto sembra essere spaventoso ultimamente. Eppure qui è tutto così bello e luminoso. Ciao ragazzi, Marta is dead, eh? L'abbiamo cominciato stasera. Chissà dov'è la chiave. Addosso non l'aveva. Forse è finita in fondo al lago. Ancora favole spaventose. Che schifo di dipinti. Tranne l'ultimo era carino. I vestiti di Marta. Per me sarà come averla accanto. E la mamma sarà felice di vederli. Potrei anche usare i miei vestiti nell'altro armadio. Ok, andiamo avanti nell'altra stanza. Ah, erano le due sorelle, vedi? Tengo sempre la mia cassetta chiusa a chiave. Se la mamma vede questa fotografia, me la butta via. Poco ma sicuro. Siamo io e Lapo. Voglio vederlo il prima possibile e piangere la morte di Marte assieme a lui. La tata mi verrà presto a trovare. Giocattoli. I libri e i giochi di quando ero piccola. Ancora mi piace averli con me. Sì, tienili. La stufa. Una volta. Però ce l'hanno riscaldamento. Sono già vestita. Perché ci sono i caloriferi.
Nella mia borsa c'è sempre tutto quello che mi serve. La chiave della mia cassettina. Vediamo cosa c'è dentro. Il mio diario. Interessante. Diario, eh? Ci può scrivere su tutte le cose. 12 luglio 1944. Questo è un nuovo diario. Ci siamo trasferiti qui oggi e quello vecchio l'ho scordato a casa mia. Ma va bene così. Un nuovo capitolo nella mia vita. Un nuovo diario. Ci hanno fatto venire qui per sicurezza, dicono. Il babbo, la guerra e tutto il resto. La tata ci ha lasciato la sua casa ed è andata a custodire la nostra villa. È strano essere qui dopo tanti anni. Ricordo la tata che mi raccontava la favola della Dama del Lago. È uno dei pochi ricordi di quando ero piccola. La tata non c'è, peccato. Però Marta è qui con me. E poi potrà vedermi molto più spesso con l'Apo. Stupendo. Lui è sempre qui intorno. La mamma fortunatamente è troppo preoccupata a sistemare la casa per pensare a me, almeno per ora. Luglio 1944. C'è qualcosa di strano nel bosco. Ogni volta che sono al lago ho una strana sensazione. Forse è la leggenda della Dama Bianca che mi influenza. Mi vengono delle strane idee. Penso che ci siano delle presenze. Poi penso che sono completamente scema. Comunque sia, scema o no, voglio fare delle fotografie. Non sono spaventata, anzi, direi che sono eccitata. Mi sono messa d'accordo con Marta. Domani mi accompagnerà al lago a mettere due nuove macchine fotografiche con il temporizzatore e vediamo cosa riusciremo a fotografare. Non prima di un bel bagno, ovviamente. A dire il vero, Marta non ama molto la fotografia e ultimamente neppure fare il bagno, ma si diverte a stare con me, a farmi i dispetti. Poi, quando si stanca, si mette a leggere i suoi libri e io faccio le mie cose. Stiamo insieme, stiamo bene. Per la colazione. D'accordo, ma non... Credo sia il caso di lasciarla dormire tutto il giorno, no? Come dici? Va bene, non la sveglio. Accendo solo la sua luce. Almeno quando si sveglia sa che deve scendere per la colazione. Pensano davvero che io sia Marta e che non possa sentirli. Devo stare attenta a non parlare e a non far capire che posso sentire o saranno guai seri. Che bella la neve. Non nevica spesso da queste parti, purtroppo. I quadri a casa nostra non mancano mai. La mamma è appassionata di pittura. È chiusa. Strano, perché hanno chiuso proprio la mia vecchia stanza? Da bambina, quando sono stata qui con la tata, questa era la mia camera. Gli scudi di famiglia della mamma.
La colazione per Marta è pronta. Possiamo andare? Sì, si sta facendo tardi. Il giornale lo hai lasciato? Sai quanto ci tiene Marta a leggerlo? Sì, Irene, è lì sul tavolo. Non lo vedi? E quella macchina fotografica? La lasci lì? Sì, puoi lasciarla lì ancora qualche giorno. Ti dispiace? Era per Giulia. Poi la toglierò. Ora mi fa troppa tristezza vederla lì, è come se... Non so come spiegarti. Va bene, va bene, va bene. Ma adesso andiamo, che ci sono troppe cose da fare per stare qui a parlare. Il babbo ha ragione comunque. Marta leggeva sempre tutto. Leggerò io il giornale oggi, al suo posto. Staranno fuori tutto il giorno. I preparativi del funerale li impegneranno molto. È tutto più complesso con la guerra. Nei prossimi giorni li vedrò poco e niente. Pane, burro, marmellata e caffè. La tipica colazione di Marta. Io preferisco il miele e il latte, ma dovrò adattarmi ai suoi gusti, ovviamente. Per Giulia, per fotografare sempre di più, il babbo. Scattando una foto posso verificare che la macchina sia a posto. Potrei fotografare un passerotto. Ce ne sarà certamente qualcuno qui fuori. Cioccolata, un privilegio per pochi di questi tempi. Qualche uccellino potrebbe essere sul muretto lì davanti. Ci metto sempre le briciole. Feroce assassino a San Casciano. Giulia K, giovane donna di rispettabile famiglia, brutalmente uccisa nei pressi della sua abitazione. I carabinieri indagano. Emerge il possibile movente politico. Marta non è stata uccisa dalla politica o dalla guerra. È stato qualcosa di molto più vicino, di molto meno chiaro. Scoprirò la verità. Saldo baluardo anche nei cieli. 159 aerei abbattuti in 24 ore della difesa germanica del continente. Importante operazione russa a nord-ovest di Jassy. Convoglio nemico disperso nel Mediterraneo. 2 caccia e 6 mercantili affondati. Giulia K. Angosciati, ma sorretti dalla fede, ne danno il triste annuncio la mamma Irene E, il padre Eric e la sorella Marta. I funerali avranno luogo alla Romola, giovedì 20 luglio alle ore 21:30, partendo dall'abitazione dell'estinta. Primi miglioramenti nel tesseramento alimentare. La razione del pane è aumentata di 50 grammi al giorno, 1 chilo in più al mese di generi da minestra. Riforma del trattamento ai braccianti agricoli e distribuzione straordinaria di marmellata. Feroce assassino. Mi piaceva guardare la tata che cucinava e rimediavo sempre un sacco di cose buone. Guerra. Sempre guerra. Anche nei quadri. Una delle tante foto del babbo. Chissà chi sono queste persone. L'inferno di Dante illustrato da Doré.
Sempre cose allegre. C'avevo il microfono spento, raga, scusate. Tanto non è che ho detto chissà che cosa, no? A parte un paio di cose. Allora, andiamo qui. Ah, questo non l'ho visto, no. Queste maschere, le ricordo da sempre. Ho sempre cercato di fuggire il loro sguardo. Beh, effettivamente fanno schifo. Ah, qui c'è lei. Oggi, Bossi, nel giorno di Sant'Alessio, la battaglia in furia nella città martoriata... Firenze, dai 15 giugno... Buonanotte, 14. Buonanotte, mi raccomando, generale, ci vediamo domani, eh? Ciao, Mitico. Inviamo, come da accordo pregresso, materiale di comunicazione criptato militare. L'apparecchio deve rimanere nascosto e segreto. Hai... Feldmaresciallo Karl H. Karl H. Karl H. Qui non si può uscire. Dobbiamo uscire a fare le foto al passero. Vecchie fotografie che il babbo aveva fatto a questa casa. No, qui sono appena entrato. Che cos'è qua? Siamo fortunati. Di questi tempi le dispense sono vuote e c'è chi ha fame. Ma con un babbo generale tedesco da mangiare non manca mai. Lorenzini merceria. 5 metri stoffa cotone grigio. 6 metri stoffa lino bianco. 4 metri raso verde. Consegnato il 5 di giugno 1944. Per qualsiasi problema ci contatti a questo numero, 6987. E questo tessuto rosso? Sarà sempre della mamma o lo ha lasciato qui la tata? La macchina da cucire della mamma. Ha imparato a cucire perché nessun sarto la soddisfaceva. Gnocchi. Potrebbero servirmi. Medicinali di mamma. Ha fatto bene. Gli faranno bene. Ha fatto bene, allora. Questo tessuto non mi è nuovo. Eppure non credo di averlo mai visto a casa nostra. Vino? La Madonna. Il nostro vino, di cui il babbo è tanto orgoglioso. Vabbè, con la crisi che c'è. Il babbo ha attrezzato qui la camera oscura. Non scatta più per lavoro, ma la fotografia, vecchie fotografie che il babbo aveva fatto a questa casa. Le vasche per stampare sono 3: sviluppo, primo risciacquo e fissaggio. Il secondo lavaggio è direttamente nel lavandino. Ah. Prima di poter usare l'ingranditore dovrei scattare una foto. Ok, allora andiamo a scattarla. Questo registratore l'ha fatto portare il babbo qui la settimana scorsa. È vecchio ma funziona ancora. Lui ha sempre adorato tutto ciò che è tecnologico. Tecnologico. Andiamo a scattare sta foto. Mi vuoi far fare una foto...
la mosca, cioè, quando ero piccola, queste botti sembravano enormi. Pensavo che avrei potuto vivere dentro una di esse. Minchia. Per po' di vinozzo, il babbo. No, non si può uscire. Che è la cantina. Allora, andiamo su. Ok, allora R1. I punti di particolare interesse. Non mi piace di più così. Crea il tuo punto che vuoi, Kix. Ok. Devi scattare il suolo, semplice in simulazione. Prima della fatto registra, impara la sua macchina, fotografi. Ok. Ah, l'esposizione, ok. Ah, fico. Puoi scattare tutte le foto che vuoi, ricordo. Sono cruciali per avanzare nella storia. Ciao ragazzi, benvenuti. Allora, ti dico la verità, a livello grafico è spettacolare. Praticamente adesso sto facendo il fotografo. A livello ancora horror non ho ancora visto niente, sta incominciando adesso. A livello grafico, guarda qui che roba, incredibile, eh? Sì, secondo me merita. Guarda che roba. Facciamo un'altra foto. C'è anche le regolazioni. Sì, sì. Foto artistiche. Ok. A livello ancora per adesso, Luca, di horror non c'è stato nulla. Ha spiegato solo che Marta è morta, ma lei ha scambiato il ruolo con la sorella, quindi è Giulia che è morta. Questi sono i nostri vigneti. Ma il più io sarebbe Marta e Giulia ha preso il posto di Marta. Credo che devo andare a sviluppare le foto adesso. Giù. Mi hai spaventato, Leo. Mi hai spaventato a aprire la foto. Facendo un gioco horror.
Leonardo ha aperto la porta e mi ha spaventato. Devi andare giù magari. Portala giù, vedi. Ok, vediamo un attimo cos'è questo qui. Tac. Tac. E stampare la fotografia di disegnare l'ingranditore, ovvero lo strumento ottico che ti permette di impressionare la carta fotografica. Dopo lo scatto, la riunione si è sviluppata attraverso una serie di passaggi. Seleziono lo scatto. Ok. Scegli la foto da sviluppare. Dai, facciamo questa. Ok. Così. Perfetto. No. Ah, l'immagine. Ok, così. Allora, così. Così è perfetto. Così è perfetto. L'ho messa a fuoco. Ok, perfetto. Una volta tolto il filtro, la carta è impressionata con l'immagine. Questa fase è stata resa automatica, scelta più da quando avviene in realtà, per semplificare il processo. Ok. Forte. Prima vasca. Ah, ok. Ok, secondo bagno. Bella. Ah, non fa il secondo, non fa il terzo perché me l'ha semplificata. Perfetto. Magari ne facciamo un'altra, dai. Vediamo. Non è che ne ha tanti, eh. Questa è molto bella. Ok. Ok. Oli, vieni. Ok. Dobbiamo fermare l'impressione. Tac. Mi piace un sacco, butta via, metti nell'albo, ok, perfetto, io direi di andarci a questo punto, adesso raggiungo, ciao Oli, è arrivata, ciao Oli, tra un po' arriverà la parte horror, credo, eh? Ciao, buonanotte. Madonna, mezzanotte ragazzi. Quindi adesso che cosa devo fare? No, aspetta. Prova la macchina. Prova la macchina fotografica. Prova.
quell'altra forse. Ce n'era un'altra, ce n'era. Ce n'erano due di macchine fotografiche. Non mi ricordo più come mappa album di a ribordo. Perché c'è scritto triangolo? Ah, se io schiaccio triangolo, ah, viene fuori. Ma a livello tu che ho visto salva, vabbè, ah, lui salva proprio lì, eh? Ma c'era un'altra macchina fotografica che il papà aveva lasciato sul tavolo. Come faccio? Prima l'ho cambiata, ma forse perché avevo trovato una macchina qui, avevo trovato una macchina fotografica qui. E cosa dovrei fare? Il passerotto vuole. Scatta una foto in giardino, in giardino. Ok, stampiamo sta cazzo di foto in giardino. Qui, cazzarola, ecco il passerotto, vai. Vai, 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 vai. Io credo che sia così, eh. Esposto correttamente. Quindi è l'esposizione, che non gli va bene a lui. Esposizione corretta. È l'esposizione che non gli va bene questo qua. Oh! Sì. Oh! Troppo chiaro. Perfetto. Vediamo.
Anche secondo te? Aspetta, fammi vedere se me l'ha inquadrata. No, hai ragione, devo andare più vicino. Io non vorrei che far scappare il passerotto. Ok, quindi a sinistra è troppo lontano. Ah. Fammi vedere, Luca. Ah, aspetta allora. Soggetto inquadrato. A fuoco, esposizione corretta. Bravo, Grande ho scattato la Luca! foto. Ora subito in cantina Pensavo per che rosso stamattina. non andava bene, sai che di solito rosso è un problema, no? Vedi, qui il rosso era giusto. Il babbo Grande abitava Luca, un per fortuna generale ci sei. dell'esercito tedesco. Prima faceva le fotografie sul fronte e ora mi regala un sacco di materiale fotografico. Ora che non c'è più Marta, solo questa macchina potrà fissare le mie idee e i miei ricordi. Non posso permettermi di dimenticarla. Grande, grande mitico. Boh, il livello grafico è spettacolare. Sinceramente era quello che mi frenava di più, che a livello grafico facesse schifo. Invece no. Allora, stampiamo la foto. Che poi, raga, sembra una cazzata, sembra un coso di foto, ma è horror sta roba, eh. Cioè, è veramente tosta. All'inizio ho fatto vedere che gli staccava la faccia, cioè, tanto per. Perché poi se hai uno magari crede che non è horror, eh? Ma questo è horror di brutto. Infatti non posso farlo sempre perché ragazzi, questo che cos'è? Allora. Ma cosa stai imprimendo, scusa? Siamo seri? Ho scelto una foto vuota? No. Cos'è che c'è? Il passerotto. Ma scusa, questo è schifo. Che cazzo di foto ho scelto? Aspetta un attimo, eh. Qual è l'ultima che ho fatto? Che è fatta bene. Vediamo, quella del passerotto devo prendere. L'ultima. Saranno infinite. Oh, eccolo qui, questa. Questa. Ok. Ho sbagliato prima, raga. Posiziona la carta, ci siamo. A fuoco c'è. Vai. Qui funziona al contrario. Quando diventa rosso non è un errore, ma è una cosa buona. Vabbè, ci siamo, ci siamo. Grazie Luca, che me l'hai detto tu. Dalla mia bottiglia. Vediamo, passerotto. Non male Bello. questa fotografia. La macchina funziona perfettamente a quanto pare. Ora posso farmi un autoscatto per la cornice di Marta. Dove lo faccio l'autoscatto? Posso farmelo anche qui? Non credo. Sicuramente qualcosa di horror.
Dove vuole che il gioco me lo faccio l'autoscatto? Allora, serve un cavalletto per poi fare un autoscatto. In cantina. Ero lì. Non mi sembrava di aver visto un cavalletto prima, però probabilmente adesso che me l'ha sbloccato. Una carriola. Un sacco di carriole. Eccolo qua. Chi l'aveva visto prima? Magari c'era anche prima, Non l'ho proprio visto qui. Adesso io li metto lì. La macchina è pronta per un autoscatto. Dai, facciamo la foto, la stampiamo e andiamo a metterla su sul... Attiva. Sorridente sempre. Andiamo a vedere cosa è uscito fuori qua. Ok, prendiamo la macchina. Ok, ma me la dai la macchina o la lasciamo qua? Piazzarola. Mi sembra che la macchina la lascia lì. Strano. Adesso chiude. Facciamo la foto, ragazzi, poi mi saluto, perché voi non sapete che sonno che ho. Non si vede nulla all'inizio, eppure qualcosa di invisibile viene catturata sulla pellicola nera. Una sorta di fantasma. Quell'alito invisibile torna poi a svelare la realtà da cui è stato strappato. C'è chi dice che la fotografia ruba l'anima, o la cattura. Per questo si fotografavano i morti. Ormai però non lo fa quasi più nessuno. Anche se è solo una fantasia, voglio fotografare Marta. Voglio avere con me un piccolo riflesso di quella che è stata. Ma devo farlo di nascosto. O penseranno che sono pazzo. Sì, Luxi, io sono arrivato a quasi la saturazione della mia... Infatti mi sta iniziando a bruciare gli occhi. Anche se sarei andato avanti, se ce la facevo, era 10 anni fa, ancora un paio di... Perché il gioco è davvero bello, eh? Ti dico la verità, non volevo neanche prenderlo, sì, perché pensavo che era... Questa sono io. Nessuno riuscirebbe a distinguermi da Marta. Io invece non avrei il minimo dubbio. E neppure Marta lo avrebbe avuto. È strano come quello che ci identifica più profondamente non sia visibile a nessuno. Forte. Gemelle, eh? Pensavo ossessivamente a Marta e a quello che era successo. Quando improvvisamente un pensiero prese il controllo. I ricordi di quel giorno al lago erano come il ricordo di un sogno che, dopo il risveglio, si fa sempre più indefinito. Che i ricordi fossero un parto della mente? Ero stata io a fare del male a mia sorella. L'avevo sempre invidiata e ora giocavo ad essere lei. C'era una logica soffocante. Decisi di andare subito a recuperare i rullini al lago. Avrebbero raccontato una storia diversa, ne ero certa, ma in fondo continuavo a sperare che confermassero i miei ricordi. Allora, la storia è molto bella, eh? Ma certo. La porta è chiusa a chiave, e se le chiavi non sono nella serratura, allora saranno nello studiolo del babbo. Viviamo nel terrore ormai. I miei non mi permetterebbero mai di andare al lago dopo la morte di Marta. Quindi questo è il momento giusto. No. Devo sapere. No, raga, non ce la posso fare stasera. Sta consumando. Con l'accendino di notte, no, non ce la posso fare. Non ce la posso fare davvero. Con l'accendino di notte. Anche no. Non mi fa dormire di notte stasera. Allora ragazzi, Marta is Dead, Software House italiana, mi sta piacendo un sacco, molto bello a livello proprio anche di gameplay e di storia soprattutto. Niente, io vi saluto, vi ringrazio, ciao Luca, ciao a tutti, Bragali.
Vale, Zane Boy e tutti quanti. Grazie mille, ci vediamo domani con tutti la programmazione di Marco Drums. Buonanotte, buonanotte Lucas, grazie mille, gentilissimo che sei venuto. Quando vuoi vieni a trovarmi e se ti serve qualche gameplay, qualcosa, qualche tutorial, vai sul mio canale di YouTube che là sono tutti salvati, anche le live di Twitch. Grazie mille, grandissimo, mitico. Mi raccomando di seguirmi su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, WeChat e Pinterest, che non lo uso mai, e anche Discord. Ma la cosa importantissima, portate gente sul canale, portatevi i vostri amici, che più sia tutorial e tutto quello che faccio, per divertirmi insieme a voi. Ma la cosa importantissima è mettere un mi piace, commentare, attivare la campanellina e guardarmi e commentare sempre quando entrate nelle live, così vi saluto su YouTube e Twitch. Ciao a tutti amici miei, è tardissimo, Marco Drums è un vecchietto, quindi a mezzanotte e mezza è già morto, è distrutto. Invece i giovani iniziano adesso le live fino alle 3-4 di notte e io purtroppo vado a letto a dormire. Ciao a tutti, ci vediamo domani, statevi bene amici miei, mitici, e buonanotte a tutti. Da Marco Drums di Inizio è tutto, ciao!